Signore, buonasera, mi parla Carlo Saltarelli, mi parla da Cassino, dall'altra terra di lavoro, e oggi saremo insieme per parlare di arte, di identità, di cultura, di tradizione, di fede, ma fede grossa, di un argomento che noi abbiamo trattato spesso e anche se non siamo in quel periodo, è sempre importante parlarne perché non è diciamo, è un santo molto molto seguito, importante, che non conosce alla fine date. Si può tranquillamente parlarne anche il 15 agosto. Però, come nostro solito, mi faccio precedere, ci facciamo anticipare da un video per presentare l'argomento e per presentare l'ospite. Bene, avete visto un focarone di alcuni anni fa in un paese bellissimo che è la bassa terra di lavoro. Praticamente la terra di lavoro iniziava a Sora e finiva proprio lì, a Cicciano, tra Cicciano e Rocca Pandolfi, Nola, finiva la terra di lavoro. E parleremo di Sant'Antuono. Sant'Antuono Abate, comunemente detto Sant'Antuono per differenziarlo da Sant'Antonio de Padova, che viene festeggiato, ricordato, il 17 di gennaio in tutto il regno. Abbiamo parlato con Vincenzo Capuano di Macerata Campania, con Adriana Gandolfi in Abruzzo e questa sera ne parliamo con chi? Con Barbato Cavezza. Ciao Barbato, come stai? Tutto Ciao Claudio, buonasera, buonasera a tutti. Tutto a posto? a posto, tutto bene. Ho detto giusto che non siamo in periodo di Sant'Antuono, però di Sant'Antuono si può parlare in qualsiasi giorno dell'anno. Certo. È sempre presente. È sempre presente. È sempre presente perché poi Sant'Antuono qui parliamo non soltanto di fede, che è la cosa più importante, però parliamo pure di antropologia, di tradizione, di arte, di musica, di cultura popolare che è legata a questa figura, che è una figura molto importante. Cicciano è un bellissimo posto che sta vicino, non parliamo che vicino alla zona archeologica di Cimitile, di Rocca Mandolfi, di Nola, parliamo di una storia. Forse preistoria, perché le vostre tracce risalgono alla notte dei tempi. Ma noi quasi ogni anno, quando possiamo, veniamo a Sant'Antuono e intanto presentati tu come persona e chi rappresenti, perché dietro di te ci sta un mondo, non soltanto una comunità, ma di un'associazione. Certo, beh, il nome già l'hai detto tu, quindi Barbato Cavezza, nato e cresciuto a Cicciano e sono il segretario dell'Associazione Sant'Antonio Abate che da più di 20 anni si occupa dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio qua a Cicciano praticamente. E quindi, ma da quanti anni esiste questa associazione? L'associazione è stata fondata più o meno 12-13 anni fa, anche se poi è stata tra virgolette parcheggiata, messa in stand-by, perché poi ci fu un regolamento vescovile che recitava che le feste patronali o feste religiose in qualsiasi paese dovevano essere gestite da comitati organizzati dal parroco praticamente. L'associazione è stata messa in stand-by per quanto riguarda l'organizzazione dei festeggiamenti, ma in realtà ha continuato ad esistere e oggi si occupa prettamente della serata che è denominata Tammurriata nella notte di Falò,
e dell'organizzazione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio, collaborando con il comitato che organizza la festa di Sant'Antonio praticamente. Ah, quindi ci sono altri soggetti, c'è quindi il comitato. C'è il comitato parrocchiale che si occupa di gestire, che dal 2003 fino a quest'anno era comunque costituito da noi, nel senso gli stessi membri dell'associazione erano anche membri del comitato. Quest'anno il parroco Don Mariano Amato ha deciso di formare un nuovo comitato per quanto riguarda la gestione del rito religioso, ma l'associazione continua ad esistere e si occupa della tamburrata nella notte di Falò, quindi il Falò di Sant'Antonio, che viene fatto in piazza praticamente. Diciamo che la parte, si può dire la parte pagana, insomma. Sì. Comunque i rapporti con il parroco sono sempre buoni, eh? Certo. Quindi non... Ma dimmi un po', ma Ciciano, da quanti anni cioè che tu ricordi a tua memoria, ricorda Sant'Antonio Di Abate? testimonanza di rituale. Premettendo che la chiesa di Sant'Antonio Abate risale al 1707, costruita su diciamo una cappella che risale al 1600, e nel 1707, dal 1707 al 1730, fu costruita questa chiesa di Sant'Antonio Abate, dove esiste, cioè, l'attuale chiesa di Sant'Antonio praticamente. Testimonianze per i festeggiamenti della festa di Sant'Antonio Abate risalgono già al 1915. Noi abbiamo visto in alcune famiglie, in alcune di alcuni fedeli di Cicciano, foto anche del 1915, foto di bersaglieri che tornavano dalla guerra ed hanno dedicato dei cimeli, delle bandiere o dei voti per Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio da Cicciano si festeggia dai tempi dei tempi. Ovviamente indietro non si può tornare perché poi non esistevano foto, non esistevano atti o ritratti che ti fanno percepire che si poteva risalire ad un periodo preciso, ma già dal 1915 abbiamo testimonianze della festa di Sant'Antonio Abate a Cicciano. Quindi possiamo dire praticamente che Sant'Antuono, le testimonianze visive, le figurate visive, si avvengono un secolo fa, però la tradizione religiosa e anche artistica è dalla notte dei tempi, quindi legata quindi alla Napoli ispanica molto, dove ci fu un fermento cattolico e religioso molto molto forte. Ma dimmi una cosa, Barbato. Fin dall'inizio Sant'Antuono era festeggiato con la musica abbinata alla musica popolare, quindi alla tamburriata, oppure è una cosa recente? Allora, praticamente nell'inizio della nostra gestione di festa, che risale più o meno al 2003, quindi circa 20 anni fa, a Sant'Antonio, a Largo Sant'Antonio, quindi davanti alla chiesa di Sant'Antonio, si accendeva il falò, ma la tradizione della tamburiata l'abbiamo introdotta noi all'inizio con delle tamburiate itineranti, cioè prendevamo alcune paranze e le portavamo in giro per il paese, e poi ci siamo soffermati e dedicati prettamente a Largo Sant'Antonio praticamente. Ma la tradizione della tamburra è anche se il canto contadino, il canto e il ballo contadino della tamburra esiste da tempi dei tempi, anche sui nostri territori che sono prettamente contadini. Però la tradizione della tamburiata davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate l'abbiamo, tra virgolette, introdotta noi nel 2003 più o meno. Nel periodo del 2003 al 2005 è iniziata a nascere come tradizione e poi l'abbiamo portata fino ad oggi facendola crescere sempre di più, diciamo. E quest'anno addirittura ci siamo spostati in piazza per ospitare più persone, per avere un discorso di vie di fuga, di permessi un pochettino più adeguati e per metterci, diciamo, al passo con i tempi. Sì, purtroppo il tempo quel giorno non ci ha accompagnato, però la festa si è fatta lo stesso, la gente è venuta, noi siamo venuti da lontano, e come al solito è stata una grandissima festa, soprattutto grandissima accoglienza, che non manca mai, e poi devo dire uno spirito popolare vero, autentico,
cioè tutta una comunità, quindi non tutta la vostra associazione che si mette a disposizione per accogliere anche soprattutto col cibo, con i vostri piatti tipici che fate pagare veramente a prezzi popolari, che fa capire che recuperate solo le spese e niente di più. Cioè, è una cosa molto bella questa nello spirito cattolico che non manca mai. Per esempio, dalle mie parti, io sono in Alta Terre di Lavoro a Cassino, ma in tutta la provincia le sagre, quando fanno le sagre, cose, sono usciti fuori di testa con dei prezzi incredibili. Invece da voi, quando vengo giù, siete veramente particolari in questo, è una cosa molto bella. E poi cucinate proprio bene, devo dire. Quante persone, cioè, di quante persone è composto la vostra associazione? E tutti lavorano in quel giorno, o ci sono anche altre persone extra associazioni che vi danno una mano? Ma diciamo che sulla carta siamo circa 23-24 soci, però poi nell'operatività ci sono mogli, famiglie, bambini, amici che ci danno una mano per quella serata, diciamo. Sulla carta siamo 23, ma siamo molti, molti di più quando c'è da lavorare, diciamo. Sì, questa è una cosa bella. Ma poi la cosa bella è che ho visto parecchi giovani, Certo. bambini, giovani, cioè è molto sentita, è molto vissuta questa realtà. Sì, ma diciamo che poi dietro ognuno di noi c'è una famiglia con i bambini e con un seguito, e quindi è ovvio che poi tutti si prestano a dare una mano, diciamo. Senti, ma io nelle precedenti, cioè, dico onestamente, la scelta di andare in piazza è ottima, per carità, le tue motivazioni sono giuste, però onestamente sotto lì la chiesa, quel farol là, dove, in quel video, da cui ho ripreso quel video, secondo me, a me la preferivo, però no, è un dettaglio, non è nulla di Ci più. sarà sempre, diciamo che quello in piazza è un momento in più, ma il falò tradizionale davanti alla chiesa di Sant'Antonio ci sarà sempre, solo che per una questione logistica, per una questione di via di fuga, di aggiornamenti da parte delle forze dell'ordine e La quant'altro, sicurezza, insomma. perché purtroppo poi i tempi cambiano, nel senso che poi la serata è iniziata 20 anni fa, a cui partecipavano un massimo di 100-200 persone. Oggi arrivano persone da tutta la Campania e quindi rischiare di ammassarli in un luogo stretto, anche se tra virgolette all'aperto, però tu mi insegni che poi la tamburriata è una serata che va ballata, nel senso che chi viene ad assistere alla tamburriata viene anche per ballare, e quindi non poter dare spazio a tutti di ballare diventa poi limitativo e diventa controproducente per la serata stessa, no? Se arrivano tante persone e solo 100 persone hanno possibilità di ballare, gli altri debbono solo guardare messi allo stretto, diciamo che poi la serata va, nel tempo va a morire. L'idea della piazza nasce proprio per dare una possibilità in più a più persone di poter partecipare, ballare e divertirsi. È No, ma un'estensione. la tua spiegazione non fa una grigia, Barbara, è giusto quello che dici. Poi Cicciano è molto aristocratica, i palazzi antichi, molto signorili, è un posto molto aristocratico, si vede, ma si respira nell'aria. Poi spesso quando siamo venuti, andando in giro per i porticati, ho visto che parecchie volte si festeggiava nelle case, nelle aie. Di una volta si festeggia, si ricorda Sant'Antuono, che offrono da mangiare, ed era, diciamo, quella parte nascosta della festa. Nessuno me ne voglia, però tu mi insegni che anche negli altri posti, quelle parti nascoste delle feste spesso sono le più belle, non mi sbaglio. Certo, ma a Cicciano c'è il sabato successivo al 17, perché noi abbiamo questa tradizione che praticamente Sant'Antonio si festeggia il 17 gennaio in maniera religiosa, ma il falò noi lo facciamo sempre il sabato successivo al 17, tranne se poi capita proprio il sabato 17 praticamente, quindi sempre il fine settimana successivo al 17. E a Cicciano c'è questa tradizione che anche nei cortili, anche nelle abitazioni private, pur una mazzarella, come dice tu, pur una fascina, ma si ha da appicciare, si deve accendere perché è tradizione che si fa questo falò per Sant'Antonio Abate. Quindi, oltre al falò storico davanti alla chiesa, alla tamburriata nella notte dei falò in piazza, in ogni cortile e in ogni vicoletto tu troverai un falò privato, ovviamente, di persone che
si riuniscono, famiglie che si riuniscono in piccole periche e si fanno la loro seratina, diciamo. Sì, Quello grande. poi con molta accoglienza, persone rispettose. No, devo dire che quando vengo giù da voi vengo sempre con molto piacere. Non ultima, quando siamo stati alla Masseria Lizzano, pure siamo stati bene, è stata una bellissima serata, siamo divertiti e quella è la cosa più importante. Sai, quando fai tanti chilometri come li faccio io, se tu vai in un posto e poi non ti trovi bene è una cosa brutta. Invece quando vengo da voi è sempre un piacere, è una cosa veramente bella. Siamo abbastanza ospitali, anche perché poi è da tempo, anche per i fuochi d'artificio che facciamo, vengono gente da fuori e quindi siamo, tra virgolette, abituati e cordiali, perché poi anche noi quando andiamo tipo a San Trifone o a vedere qualche festa religiosa in giro, veniamo trattati bene e quindi reciprocamente si cerca di Ma metterci, tra diciamo virgolette, a disposizione. che è una caratteristica della nostra civiltà, Caratteristica l'accoglienza. della nostra civiltà, l'accoglienza. La civiltà napoletana è l'accoglienza, la convivenza, la cosa più importante, il massimo rispetto, perché poi se uno si comporta male viene immediatamente castigato, e questo è anche giusto. Ma sì. Ma La cosa poi, che ti... Dimmi. no, dicevo poi, ospitare, magari offrire un bicchiere di vino, voglio dire, non ha mai fatto male a nessuno, e quindi per una No, ma ti serata si arricchisce, normale. Si incontrano energie, cose nuove, dietro un bicchiere di vino, un panino con la salsiccia, ci si scambia energie, comunicazione, si fa comunità, ci si arricchisce reciprocamente, capito? E Certo, quindi è poi molto importante. per noi che l'abbiamo cresciuta, creata e cresciuta quella serata lì, è magica, nel senso io vivo un'atmosfera mistica in quella notte, per questo la chiamiamo la notte ammurriata nella notte dei falò, oramai è magia, diventano tutti amici, dopo il primo, secondo bicchiere di vino sono tutti amici, anche persone che non si sono mai incontrate e viste nella vita. Diventano tutti amici, si balla, si canta, è magia, è magia. Non so trovare il termine esatto per spiegarti, No, l'atmosfera che si crea. forse Barbà, non bisogna spiegarla, bisogna viverla. Quello sicuramente. Non si può spiegare. Senti, ma voi avete la vostra tammuriata o adottata tammuriata che è delle vostre zone limitrofe? Noi praticamente cerchiamo di, tu mi insegni che la Dammurriata è radicata su tutto il territorio campano, quindi noi cerchiamo di prendere, ti spiego, c'è la Pertega di Somma Vesuviana, che è una tipologia di canto e di ballo per quanto riguarda la Damurra, c'è la Giuglianese, che è un altro territorio, c'è la Paranza dei Monti Lattari, noi cerchiamo di prendere, facendoli girare ogni anno, nel senso che non è che chiamiamo le stesse paranze, ma cerchiamo di prendere più tradizioni da più territori in modo da invogliare le persone che seguono l'artista di riferimento del caso, tipo o Tramontana, che è la paranza che viene da Tramonti, Penisola Sorrentina praticamente. Cerchiamo di attingere da più posti perché la tradizione della Damurra poi nasce in vari luoghi della Campania. E ognuno si rifà al suo stile, praticamente, allo stile che è radicato sul territorio. Quindi noi cerchiamo di invogliare e di coinvolgere tutte le tipologie di stili di tamborra, facendo sì che poi il seguito che ogni artista porta dietro si unisca in una serata unica e magica, praticamente. Sai, diciamo che sulla tecnica dei raduni spontanei, no? Però un po' c'è un posto dove ormai è diventata una specie di posto fisso e cicciano il raduno spontaneo di tutti i tamburari, tutti i ballatori e ballatrici della zona, ma non soltanto della Campania. Quindi sì, ecco perché La la notte gente dei viene con piacere. falò, cioè quella lì è la notte dei falò per antonomasia, diciamo. È la notte in cui noi abbiamo vissuto serate con temperature gelide, nel senso che forse non era nemmeno il caso di uscire da casa. Ma diversamente da un concerto di piazza dove devi stare lì impalato ad ascoltare il cantante, diversamente da uno spettacolo comico
la tamburriata riesce a prendersi il suo spazio anche se c'è una temperatura bassissima. Perché? Perché tu vieni lì per ballare, per divertirti, e c'è il falò, e quindi è tutto diverso, è magico, Claudio. Tu Ma penso di averla guarda, vissuta qualche volta. la vivo sempre, ho fatto già quattro cose da voi. Calcola che quella sera del 2017, quando io ho trovato quel video, faceva molto freddo, aveva fatto la neve, era freddissimo, però Sant'Antuono se non fa freddo, a me Sant'Antuono, guarda. Ma tu calcola che noi quest'anno siamo stati per il 90% della serata sotto l'acqua, cioè pioveva questo sabato, il 1º gennaio. E siamo stati, Ma e io sono stato qua, sono ma mia moglie si è ammalata. io ho Io mi sono contato fuso con un clima. tipo 700-800 persone sotto l'acqua a ballare con gli ombrelli in testa, praticamente. Cioè, noi non dovevamo farla la serata, molti ci consigliavano di rimandarla, però avevamo dei vincoli, permessi comunali, SIAE già pagata, tutte delle cose che poi facevano sì che non si poteva. E poi ci aspettavamo almeno un paio d'ore, perché poi il meteo quella serata lì non portava pioggia, nel senso nel pomeriggio annunciava pioggia, ma di sera no, anche se poi ha piovuto. Ma con tutta l'acqua noi abbiamo avuto un seguito di persone E che allora, secondo me. visto che abbiamo parlato di quella serata, ci pigliamo un paio di minuti e faccio passare un video di quella serata. Va bene, Barbato? Bene, va bene. Voglio attenzione, non vi muovete mai, fate un spettacolo al vito spettacolare, come lo fate? È stato uno spettacolo, è stato un successo, ma prima presente sei? Uè! Dall'altra terra di lavoro, vedi? Dall'altra terra di lavoro, cos'è? No, ma a parte martedì il pubblico integrale è stato creato, è stato un successo e quando lo fanno fa non è che fai, visto che era su, visto sempre in protezione. Ecco qua, avete visto che quello che diceva Barbato e che io ho certificato è veramente accaduto. C'è stato questa bellissima, proprio il falò era grandissimo in piazza, veramente grande, è stata una cosa bella. Ma adesso parliamo proprio come avviene la festa dal punto di vista religioso, quando inizia, quando finisce, come vi organizzate. Adesso fai una mescolanza tra sacro e pagano. Sì, allora, noi a Cicciano iniziamo con la novena, quindi 9 giorni prima dell'inizio dei festeggiamenti, dei giorni designati nel fine settimana successivo al 17, inizia la novena, quindi inizia l'esposizione della Sacra Immagine di Sant'Antonio nella chiesa,
con un tosello addobbato e quant'altro, e iniziano le messe di novena. Quindi per una settimana alle 18:30, 19 a seconda dell'orario che decide il parroco di sera, si fa la messa con qualche momento di preghiera dedicato a Sant'Antonio, la lettura di qualche scrittura di Sant'Antonio Abate, questo per tutta la settimana prima dell'inizio della festa. Poi viene il sabato, dove già dal pomeriggio si fa la processione degli anelli, la tradizionale processione e benedizione degli animali, un corteo di tutte le specie di animali che partono dalla piazza di Cicciano, arrivano a Sant'Antonio e faranno i tre giri, perché poi qui a Cicciano c'è questa tradizione che si deve turniare a Sant'Antonio, bisogna fare i tre giri intorno alla chiesetta Ma praticamente. questo è un po' da tutte le parti, eh. Perfetto, e quindi tutta questa processione di animali dalla piazza arriva a Sant'Antonio, fa questi tre giri, vengono benedetti dal parroco. Poi si inizia di sera con il falò, l'accensione, la benedizione del falò e quant'altro. E poi la domenica e il lunedì, perché da tradizione Sant'Antonio Abate a Cicciano esce per 2 giorni consecutivi, si esce con la processione per tutte le strade del paese praticamente. Domenica fa la parte sud di Cicciano e di lunedì fa la parte nord, Diciamo diciamo. quanti abitanti fa Cicciano, che non è piccolo, per forza. Siamo più di 12.000 abitanti ormai. Cresciuta come cittadina, diciamo. Quindi domenica e lunedì fate. Si fa questa processione, la solenne processione di Sant'Antonio Abate. Il lunedì al rientro si fa la storica ballata di Sant'Antonio Abate, perché il nostro simulacro viene portato a spalla da 4 persone, e poi si fa questa ballata di Sant'Antonio, dove praticamente si crea con le transenne un piazzale e questi cullatori, diciamo, i portantini, queste persone che portano Sant'Antonio, fanno questa ballata dove viene con un sottofondo musicale di Parata d'Eroi, viene fatta questa ballata di Sant'Antonio prima di entrare in chiesa, praticamente. Nelle 2 serate, poi, domenica sera. Scusami un attimo, Barbato, aspetta, ma questa ballata è tipo Cunnulella? Sì, c'è qualche video, se lo cerchi, perché spiegartela così non è tanto semplice. Tu conosci sicuramente Parata d'Eroi, no? Quel Sì. pezzo musicale che è storico, diciamo. Su quel Sì. sottofondo musicale si fa questa ballata di Sant'Antonio, che è quasi come il mezzo passo che si usa sotto i gigli di Nola, praticamente, più o meno. Eh sì, voi siete vicini a me. Sì, si fa questa, oramai è diventata tradizione, perché poi non l'abbiamo fatta crescere. Diciamo che prima si faceva in un momento così goliardico, tra virgolette goliardico, era un attimo che si creava, poi man mano abbiamo creato le transenne, le persone sono iniziate a venire proprio per assistere a questa ballata e oramai è diventata tradizione, cioè al Ciccianese non gli puoi toccare la ballata di Sant'Antonio Abate, oramai è storia, diciamo. Quindi non avete la tammuriata, ma avete la vostra ballata di Sant'Antonio. Abbiamo la ballata di Sant'Antonio Abate. Sì, difatti ci sono persone che oramai nel tempo, negli anni, si sono specializzate nella ballata di Sant'Antonio Abate, hanno acquisito dei sistemi, dei ritmi, delle maieutiche particolari per fare questa ballata di Sant'Antonio Abate. E ci sono dei ballatori accreditati e patentati, possono fare il conto. No, diciamo che spetta a chi per 2 giorni si è dedicato, innanzitutto spetta a chi per 2 giorni si è dedicato a portare il santo. Che poi Sant'Antonio ha un suo peso specifico, nel senso che la statua è molto pesante. L'ho La visto, l'ho statua visto, l'ho visto. è molto pesante, quindi è faticosissimo. Calcola che in 2 giorni di processione si fanno quasi 30 km, cioè 15 km la domenica e 15 km il lunedì, a piedi. E c'è questo gruppo di persone che è fatto da diverse persone, saranno i cullatori di Sant'Antonio Abate, ad oggi saranno più di 20 persone, che a girare danno una mano a portare questo santo. Ora la ballata spetta a chi per 2 giorni si è prodigato e si è fatto, diciamo, tra virgolette, assudato per portare avanti Sant'Antonio in processione. E poi c'è il discorso di anzianità, nel senso che poi ci sono persone che ad oggi hanno più di 70 anni e cullano Sant'Antonio Abate da quando erano ragazzini, e diciamo che c'è una priorità prima agli anziani per rispetto e poi ai più giovani. Ma il biglietto di ingresso. Le nostre Sì. regole della nostra civiltà e La cultura civiltà e cultura popolare. popolare. Certo. L'anzianità e poi il biglietto d'ingresso è comunque aver portato Sant'Antonio per 2 giorni. Non è che ti puoi presentare il lunedì sera sopra Sant'Antonio,
e vieni a fare la ballata. Non ti è concesso, diciamo, per una questione proprio di rispetto per chi per 2 giorni ha portato Sant'Antonio a spalla. Ci sono persone che hanno il livido dopo il giorno dopo aver portato Sant'Antonio, perché ti ripeto, è pesante, nel senso che Dico, questo è vero, questo è vero. ogni persona, secondo me, ognuno dei quattro, secondo me, ad occhio e croce, porta sugli 80 kg a spalla quando porta Sant'Antonio. Quindi Posso andare, insomma, nella razione. è una bella faticata. Per cui poi mezzo giro ciascuno, 2 minuti ciascuno, si fa questa ballata davanti alla chiesa, praticamente. Senti, ma ci sono giovani, bambini, ragazzini che vogliono continuare questa cosa della tradizione proprio religiosa, della ballata. Certo, noi stiamo facendo di tutto per aggregare ed invogliare i giovani. Innanzitutto è una cosa che poi viene trasmessa di famiglia, nel senso che poi i figli, i nipoti di persone che hanno dato tanto, tantissimo a questa festa vengono automaticamente invogliati. E noi come comitato e come associazione stiamo cercando di introdurre attraverso sistemi che poi stiamo cercando di sperimentare ragazzi e ragazze, ovviamente, alla gestione e alla costruzione della festa, ma soprattutto alla tradizione. Giusto per dirtene una, noi il venerdì, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cicciano, facciamo praticamente la tammuriata dei bambini. Ci sono le maestre che istruiscono i bambini a fare una sorta di tammuriata a tema, vestiti con gli abiti dell'epoca, vestiti contadini, diciamo, che fanno questa tammuriata sopra a Largo Sant'Antonio, praticamente. E questa è una cosa che oramai si ripete da 10 anni. Ciò significa che chi andava alle scuole elementari 10 anni fa, oggi è un ragazzino di 17-18 anni che è comunque cresciuto con il culto della tamburra. Quindi questo è uno dei sistemi che Ti posso stiamo fare una dando. domanda? Ti posso fare una domanda che sicuramente non è facile, a cui non è facile rispondere. Sì, Ma certo. tutti questi bambini che iniziano, quando rimangono fino, cioè anche in età adulta, o si perdono per strada? Vabbè, si perdono per strada perché praticamente oggi No, ma purtroppo non la è. percentuale è alta? La percentuale è alta o è bassa? La percentuale purtroppo è altissima delle persone che si perdono per la strada, ma perdere tra virgolette nel senso che poi escono fuori dal sentiero dell'organizzazione della tradizione della festa, ma semplicemente perché poi oggi come cultura non è più tanto radicata. Questa tradizione delle feste, tu mi insegni un po' dappertutto, queste tradizioni diciamo che vanno a scomparire. Poi c'è qualche territorio che è più bravo a farla restare, a farla rimanere viva, c'è qualche territorio che poi, tra virgolette, perde queste tradizioni. Noi stiamo per fare sì, cioè per assicurarci e per dare un futuro alla festa di Sant'Antonio Abate. Il presente lo fate benissimo, quindi se fate bene il presente rimane più futuro. Però sai cosa sta accadendo? Che io vado in giro, sai che faccio ricerche, cioè faccio identità, ricerca non soltanto storica riguardante il regno, il brigantaggio, eccetera, eccetera, ma soprattutto anche quello che fate voi, come in tanti posti. Che tantissimi ragazzi hanno iniziato da bambini, poi si sono persi e poi in età adulta si riavvicinano e ripartono. Sì, diciamo che c'è un periodo, nel senso il periodo dell'avvicinamento perché sei fanciullo, È un gioco. sei ragazzino la prendi come un gioco, poi inizi a formarti, inizi a crescere e ti allontani dal contesto di festa, però poi c'è un momento in cui, per esempio, creata la tua famiglia, create le tue situazioni, ti avvicini di nuovo alla festa di Sant'Antonio Abate e a Sant'Antonio Abate perché alla fine poi ce l'hai nel DNA, ce l'hai nel sangue. Io in 20 anni mi hanno affiancato tanti ragazzini che oggi non ci sono più e me ne hanno affiancato, non ci sono più nel contesto di festa, ovviamente. E oggi si stanno riavvicinando, ma sono padri di famiglia, diciamo, hanno i loro 30 anni, hanno costruito la loro famiglia e si stanno riavvicinando alla festa di Sant'Antonio perché secondo me c'è una sorta di vocazione. È nel patrimonio genetico. Sì.
Senti, siamo fermati a domenica e lunedì. Poi che succede dopo domenica e lunedì? Vabbè, domenica e lunedì, poi di sera diciamo che c'è l'asta, noi abbiamo un'altra tradizione. Praticamente quando il santo esce in processione, viene seguito da un camion addobbato e allestito e tutti i cittadini fanno un regalo simbolico a Sant'Antonio Abate, che può essere una bottiglia di pomodoro, un panettone, non so, un salame, qualsiasi cosa ti venga in mente, qualche pollo, qualche coniglio, e quindi si fa questo regalo a Sant'Antonio e si carica tutto su un camion che gira dietro la processione. Dopodiché di sera si fa l'asta di Sant'Antonio Abate, cioè praticamente c'è un banditore che fa quest'asta dei doni di Sant'Antonio Abate, praticamente. Si fa questa vendita con la formula dell'asta, praticamente, no? Si fa Bellissimo, questa. Questa non l'hai mai vista. Cioè, sicuramente trovi qualche video dell'asta di Sant'Antonio Abate. Praticamente è una tradizione storica. Io mi ricordo che ero piccolissimo e già si faceva l'asta di Sant'Antonio Abate. Mi ricordo pure che mio papà una volta acquistò il maiale di Sant'Antonio Abate. Cioè, o il comitato li compra, o qualche allevatore di animali regala un maiale a Sant'Antonio Abate, e poi lo stesso si batte all'asta come qualche agnello, come qualche pollo, qualche coniglio. Praticamente sul camion c'è una persona con il microfono che annuncia il prodotto da vendere, che può essere un pollo di Sant'Antonio, e parte da nessun prezzo, parte da quello che poi il pubblico sotto risponde. Solo che poi succede che lo spirito è quello di fare del bene alla festa di Sant'Antonio, all'organizzazione della festa a Sant'Antonio. Quindi ho visto vendere anche agnellini a 200-300 euro, ho visto vendere 10 panettoni a 50 euro. Non è un discorso di prezzo, lì non si viene per fare affari, si viene per fare del bene a Sant'Antonio, e si viene addirittura poi per sfidare il vicino di casa o la persona che sta davanti al tuo compaesano, che sta davanti a te, che magari ha risposto. È un classico questo, è un classico. Perfetto, perfetto. E poi il ricavato dove va? Il ricavato va al comitato che pagherà poi tutta la costruzione della festa, luminarie, fuochi e tutto quello che si è fatto per calcoli. La festa di Sant'Antonio è arrivata ad una cifra che supera i 30.000 come costruzione di festa in maniera globale, diciamo. Sì, ma Quindi ci credo. è una bella festa. Sì, ma posso, sono fatto qui. È molto bello, quindi finisce l'asta e poi Finisce le l'asta di domenica, non giornate finisce. successive. Il lunedì invece, finita l'asta, poi ci sono i fuochi pirotecnici a chiusura della festa, i fuochi a colori a cura del comitato che chiudono e segnano la chiusura di un altro anno di festa, praticamente. E quindi voi avete diviso la festa di Sant'Antonio in due parti, la parte vostra. Non parte nostra, diciamo che la festa poi non è né nostra e né del comitato che organizza la festa, la No, festa è del vostra della comitato. comunità di Cicciano, proprio la vivete, e poi la parte per noi ospiti. Sì, diciamo che il sabato è dedicato più alle persone che vengono da fuori oramai, nel senso che è un ospitare tutte le persone che vengono a farsi la tammurriata nella notte dei falò. Mentre la domenica e lunedì la processione, ovviamente, tu mi insegni, è per il paesano, è per i bambini, la processione è È prettamente vostra, locale. è vostra. Perché infatti io ho Poi, saputo adesso da te queste cose perché non lo sapevo, ma hai accennato qualcosa quando ci siamo visti alla Masseria Lizzano, però non avevo proprio afferrato questa importanza, un po' come succede pure a Macerata Campania. Volevo capire una cosa, ma quindi sempre di sabato per noi ospiti, ma come a Macerata c'è un piatto tipico che viene consumato a Sant'Antonio, a Sant'Antuono, che è la pasta all'estero. Da voi c'è un piatto tipico che mangiate solo a Sant'Antuono? che mangiamo nel periodo di Sant'Antonio, che poi non è solo nostro, è un po' di tutta la tradizione campana, è usasicci e friarielli. Non è Sant'Antonio se non ti mangi un bel panino salsicce e friarielli, se si può chiamare piatto tipico, oppure pasta e fagioli con la cotica, nel senso noi somministriamo più di 2.000 pezzi in quella sacra. L'ho mangiato quella sera, mi sono consolato. Ma ti posso dire che 1.500 pezzi sono fatti di panini, salsicce e friarielli, praticamente. Ma E pure quella sera la la pasta.
forse perché c'era maltempo, ma con la pasta è stata venduta parecchio. Sì, no, la pasta e fagioli con le codiche. È Poi noi abbiamo particolare. un'organizzazione, oramai abbiamo un'organizzazione che è storica, nel senso che noi abbiamo uno chef che quelle due serate si presta per noi a titolo gratuito e viene a cucinarci quello che è il pasta e fagioli con la cotica o le penne all'arrabbiata praticamente. Sì, ho visto, ma poi ho visto che c'erano tutte e due quella sera, ma poi ho visto che è intergenerazionale, c'erano dei bambini e le persone più anziane che davano tutti un contributo, una mano affinché tutti potessero godere della festa di San Antonio. È stata molto, ripeto, vengo sempre con piacere da un posto perché è un posto bello. E quindi diciamo che si chiude il sabato con la festa pagana, Assunta Annunziata, ospitando gruppi del. Perfetto, e poi domenica mattina si esce in processione, quindi parte il rito religioso. Anche se il rito religioso parte la settimana prima, come ti spiegavo, con la novena, le Sì. messe e quant'altro. Poi ci sono anche altri momenti, tipo il premio culturale, che oramai è arrivato alla 20ª edizione. Un premio che si chiama il premio culturale Sant'Antonio Abate, dove noi premiamo laureati e diplomati di Cicciano, con alcuni vincoli tipo il 100-600esimo o la laurea quinquennale, e si fa una sorta di premio simbolico, una targhetta con un libro scelto all'occasione, dove si coinvolge, quest'anno è arrivato il vescovo, o qualche artista particolare, e si fa questa serata al Centro Natur, perché abbiamo un centro congressi, una sorta di teatro qui a Cicciano, nel rione Gescal. E si fa questo premio culturale per, diciamo, aprire anche ad un discorso di cultura e trasmettere anche altri momenti della festa di Sant'Antonio Abate. Quindi siete impegnati a 360 gradi e curate tutti i minimi particolari. Sì, è una settimana e, vabbè, diciamo che si parte, perché poi va raccontata per bene come cosa. Diciamo che la festa per noi parte da inizio novembre, per chi la organizza. Perché il 50% dei fondi di questa festa si fanno in giro per il paese, quella che noi La chiamiamo questo, questa. la famosa questo. Perfetto. Quindi si parte già da inizio novembre ad andare casa per casa, citofono per citofono, a chiedere un contributo simbolico, contributo a piacere per la festa di Sant'Antonio Abate. Fatto quello, poi si costruisce il programma della festa, e molte volte il programma l'abbiamo già portato quando uscivamo con la questa. Quindi significa che se tu inizi ad uscire a novembre, significa che metà ottobre devi sederti in gruppo e stilare il programma della festa, poi stamparlo, e quando andrai a bussare a casa della signora Maria, tu gli porterai già il programma della festa. Si fa questa raccolta di fondi e poi si inizia la settimana della novena. Quindi per chi la costruisce la festa parte da ottobre. Per chi la vive, la festa parte 9 giorni prima, il giorno di Sant'Antonio Abate. Ma poi si accavalla con le feste natalizie pure, no? Eh sì, diciamo che poi le feste natalizie iniziano a farti sentire il sapore della festa di Sant'Antonio Abate, no? Perché poi il gruppo, il comitato ha un po' di tempo libero in più, si va a fare la rimanenza, cioè quella persona che poi non c'era in casa, perché lavorativamente è stata impegnata, perché non si è riuscita a passare. Diciamo il periodo delle feste, poi si inizia a montare il tosello, iniziano ad arrivare i pali delle luminarie. Il periodo natalizio è quello che poi segna. C'è un proverbio da noi che dice: con Natale ed Epifania tutte le feste porta via, no? È bello da tutte le parti questo. Perfetto. E da noi si dice che poi rispondete a Sant'Antonio ci sono ancora. Quindi poi Natale dell'Epifania, però per lui c'è stato pure Sant'Antonio, perché poi viene il 17, quindi 10 giorni Ma dopo l'Epifania più o meno. voi dite Sant'Antonio o Sant'Antonio? Ma diciamo che ormai io sento dire sempre Sant'Antonio, però nelle persone più anziane era più radicato Sant'Antonio. Sant'Antonio si è sempre chiamato Sant'Antonio sul nostro territorio. Infatti. Poi diciamo che ci siamo imborghesiti un pochettino Mi hai come anticipato la dicitura. domanda. Ma nella lingua voi usate l'italiano o usate la vostra lingua volgare originale?
Nel senso dipende poi dall'occasione. Se ti devo dire, noi nell'organizzazione del comitato ci parliamo prettamente in dialetto, nel senso che la festa di Sant'Antonio è contadina, è a pane e puparulo, come si dice a Donù. Spero che sia così, perché purtroppo c'è stata molta gente che si è imborghesita, lo parlava come sta lingua in più pulita quella di Cannavo. Ma Ma voi io parlate la vostra lingua. noi parliamo prettamente il dialetto ciccianese, che è ciccianese perché poi noi abbiamo dei caratteri e dei vocaboli che sono prettamente ciccianesi. E sinceramente, L'anno sì. prossimo a Giovenia, allora a queste preparazioni fuori ufficialità che va già registrato, perché se ti parla ciccianese. Certo, ma poi per noi la festa, almeno per me, ti ripeto, io prima di iniziare ad organizzarla l'ho vissuto perché mia nonna abitava quasi sopra Sant'Antonio e quindi l'ho vissuta come tutti i ragazzini di Cicciano, come un bellissimo momento prima di iniziare ad organizzarla. Ma per noi, avendola vissuta come organizzatore per 20 anni, per noi la festa è quando iniziamo a fare la questua, cioè anche il semplice uscire e girare a piedi, freddo o non freddo, per Cicciano. E avere la possibilità di entrare nelle case delle persone, perché io lo ritengo, questo ritengo sia un privilegio, poter bussare il campanello autorizzato dal parroco a nome di Sant'Antonio Abate e sedermi a casa della signora Maria e chiedere la questua per Sant'Antonio. Ci sono state serate che praticamente fra limoncello e amaro, perché poi si gira verso le 7-8 di sera, quindi ci sono state serate che fra limoncello e amaro, perché poi non si sa mai. E tu rifiuti, sei una persona che ti Sì, fa sono entrare fedele. dentro e ti invita a bere. Ma noi abbiamo vissuto serate che fra limoncello e amaro siamo tornati a casa a brilli, non ubriachi ovviamente, ma brilli, allegri. Per noi è quella la festa, perché poi la settimana dei festeggiamenti noi non la viviamo come chi viene da spettatore, noi la viviamo impegnati, la viviamo senza un attimo di tregua. E quindi per noi la festa è la costruzione della festa stessa. Senti, Barbà, io ti parlo in maniera molto convincente. Sicuramente una volta, quando l'industria contadina era molto più fiorente, non c'era la tecnologia, le processioni di animali erano molto molto lunghe, no? Ma mo ci stanno ancora animali da lavoro o ormai si portano gli animali, quindi che ormai si tengono dentro la casa Per la maggior parte adesso sono animali domestici. Domestici, chissà Domestici, chi non c'è uno che sta di ciuccio, anche. la vacca, non vuole più. Sì, no, c'è rimasto ancora qualcuno che ha radicato questa tradizione, nel senso che poi anche noi come organizzatori, noi del comitato abbiamo individuato gli ultimi rimasti, che hanno ancora chi il bue, chi l'asino, chi il cavallo e quindi andiamo a chiedere proprio la cortesia di partecipare. Per rendere più scenografica la processione, praticamente. Però purtroppo prima era automatico, nel senso è una mucca e un asino stava in una fattoria, sì, e un'altra pure a Cicciano, Ti ho perché fatto prima una era. domanda banale, però andava fatta. No, ma figurati, noi allora io avverto delle situazioni che sono negative, però stiamo lavorando per cercare di sopperire diversamente. Io, per esempio, noto che anche la questua non è più quella di una volta, nel senso che prima le persone anziane ti aspettavano per Sant'Antonio Abate. Oggi purtroppo ci sono delle discendenze, eredi che non la sentono più come genitori. Anche se ce ne sono tantissimi altri che io mi sento dire a volte, ma mamma a Roma stritta, che c'è a Gerasemari, c'è a Sant'Antonio, c'è a Roma sempre. Però purtroppo trovi anche case in cui non ti rispondono nemmeno al citofono, perché non ci tengono più come prima. Prima non esisteva, quando tu giravi a Sant'Antonio, la gente ti aspettava. Ci hai visto, hai veduto da vicino a casa, ma da me perché non è venuto? Perché non siete passati da me? E si offendevano pure. Bravo. Invece man mano che andiamo avanti, purtroppo questa tradizione si perde, ma perché poi la gente è presa da tante cose, perché poi ci sono dei periodi negativi nelle abitazioni, ci sono delle situazioni Barbato, il periodo negativo una volta ci si affidava a Sant'Antonio e a tanti santi. Il problema è che ormai
andiamo verso più una storici, un'apostasia che sta acchiappando tutta l'Europa. Ormai l'Europa ha girato le spalle al cattolicesimo. Io vado in giro e ti posso dire che l'ultimo posto dove ancora si sente la fede, e comunque non come prima, ma comunque non muore, è proprio la parte tua, la parte mia, la parte qua giù, perché in altri posti quando cominci a salire non si sente più niente, è una cosa triste, ma purtroppo è una fase storica che dobbiamo, con cui dobbiamo convivere, ma sono convinto che non morirà mai, e prima o poi la fede tornerà come prima, perché la gente si sta rendendo conto che senza Dio l'uomo non può vivere, non ce la fa, da solo non ce la fa l'uomo senza Dio, e quindi dovrà fare anche dovrà chiedere sempre più aiuto a Sant'Antuono. Che tu mi dici che ci sono alcune persone che non ti aprono la porta è brutto, però questo, poi per fortuna mi dici che ci sta chi che dice sente, papà mi ha lasciato questo impegno, che ogni anno gira 10 euro a Sant'Antuono, è una cosa importante, vuol dire che è ancora vissuto, e soprattutto fate molto, molto, molto per far sì che ciò non muoia. Sicuramente merito del parroco, ma anche merito vostro che ci tenete, ed è importante, soprattutto lo volete trasmettere ai più giovani, perché sti vogliono non muori stiamo a cire, barba, li stiamo uccidendo, è per colpa nostra. Invece, se riuscite a fargli capire il valore intrinseco della fede per Sant'Antuono, della festa e di tutto, fate una grande opera, non soltanto proprio di fede, ma anche sociale. Scusami, ma la parentesi, ma purtroppo bisogna ribadirlo sempre più, bisogna sempre di più, e bisogna ripeterlo anche la nausea, anche se qualcuno ci dirà, ma no, ne dici sempre la stessa cosa, non fa niente, perché queste nuove generazioni non le dobbiamo perdere, perché se le perdiamo è solo colpa nostra, Barbato. Certo. No, ma noi fra i tanti obiettivi che ci siamo dati, uno dei tanti obiettivi che ci siamo dati è proprio il cercare di riuscire a portare avanti la tradizione, cioè assicurarci che dopo di noi ci sia un seguito. Ma anche delle piccolezze, tipo la signora che ci regala il pollo per Sant'Antonio, noi abbiamo appurato che nel tempo gli animali donati al carro di Sant'Antonio saranno sempre di meno, perché sempre in più famiglie non si crescono più gli animali come una volta. Lo so. Noi anche in questo stiamo lavorando per avere un seguito, e come questo in tante piccole cose ci stiamo assicurando che ci sia una tradizione e un'eredità storica della festa di Sant'Antonio Abate. Stiamo lavorando, nel senso, ci sono alcuni di noi che stanno studiando e lavorando prettamente su questo, come portare avanti le tradizioni. Ma siete una bella organizzazione, avete pure le idee chiare, soprattutto sapete che strada prende, cioè avete tracciato un solco e ci sto andando dentro, cioè sapete come muovervi, non è una cosa da poco questa, perché tu mi stai parlando con molta razionalità. Ci stiamo dedicando a questo anche perché poi prima di strutturarci nei tanti anni che abbiamo costruito la festa, noi abbiamo girato tanto, e per serate di zamorra, e per serate di feste patronali, e in ogni posto dove andiamo abbiamo questa cultura di non fare solo da spettatori, ma di entrare nella prologo, nella sede del comitato in questione, fra i tanti paesi che abbiamo girato, e andare ad attingere, a prenderci spiegazioni, a confrontarci con chi organizza come noi e a cercare di portare avanti quello che è, attingendo da tante cose. La mescolanza tra trasmettere, dare e ricevere, dare e ricevere, perché poi alla fine le tradizioni nascono dalla mescolanza, no? Certo. L'identità nasce dalla mescolanza. Anche perché poi tutto il sud Italia, chi più e chi meno, in tutto il sud Italia è intrinseca la passione, la tradizione di fare feste religiose e festeggiare il proprio santo, la propria Madonna, quello che sia. Quindi attingere da più posti, anche nell'organizzazione io per dirtene una, c'è la notte dei falò di Nusco, per i quali io ho parlato con gli organizzatori per La diversi notte anni. dei falò di Di Nusco, in provincia di Avellino. sì. È una serata che fanno da diversi anni pure loro, e noi ci siamo confrontati con loro su delle cose, su delle tipologie di organizzazioni, anche se la loro è itinerante, non è proprio come la nostra e non si parla prettamente di tammurriata. È un falò quasi come il nostro, che
che comunque ha un suo seguito, una serata abbastanza molto più grande della nostra, nel senso che poi è un investimento maggiore del nostro. Però noi ci siamo confrontati e nel settore tamborra, e nel settore luminaria, e nel settore fuochi pirotecnici. Ci siamo dati l'obiettivo di crescere, perché quando l'abbiamo presa noi questa festa, era la festa di Sant'Antonio Abate, ma non era, non è, e non era quella che è oggi, nel senso in termini di fatturato, in termini di audience, la Vabbè, festa è oggi diventa cresciuta. anche un evento turistico, non devi negarlo, no? Nulla di scandaloso, no? Perfetto, la festa è cresciuta e deve crescere sempre di più. Per questo poi bisogna allargare gli orizzonti, nel senso se vogliamo vederla limitata e pensare che il falò si è sempre fatto davanti alla chiesa e si deve fare davanti alla chiesa, con un occhio guardiamo la tradizione, ma con un altro occhio poi non guardiamo al futuro. Prima o poi quel posto, il largo Sant'Antonio, il piazzale davanti alla chiesa, sarebbe diventato piccolo e sarà sempre più piccolo se No, ma... guardiamo in Sì, ottica di far crescere la festa. ma è anche una questione di ordine pubblico, Barbato, perché se succede, non succede mai niente, ma se succede qualcuno sta fa male, passa di guai. Certo. Quindi prima che Non è una succeda, pazzia. noi vogliamo lasciare il rito tradizionale, quindi l'accensione del falò benedetto dal parroco, l'invocazione a Sant'Antonio nella chiesa, dopodiché la tamburriata e l'arrivo della gente si sposta in piazza. Sì. Immagino per esempio la Candelora di Montevergine, Claudio. La Sono stato Candelora pure vera e propria, quest'anno, mi ricordo. Ma ci fatta appena con tutta la neve. perfetto. La Candelora vera e propria si fa con il pellegrinaggio, ma poi la festa si fa ad Ospitaletto, nel piazzale giù ad Ospitaletto Alpinolo. Non Sì. si fa proprio davanti alla chiesa, praticamente. Quindi poi dalla piazza alla chiesa di Sant'Antonio alla fine sono 700 metri, voglio dire. Si può creare anche un percorso per cui chi festeggia Sant'Antonio, cioè chi torneva a Sant'Antonio, tutto l'anno passa buono. Quindi magari dalla piazza si può fare un percorso a piedi, magari con fiaccole e situazioni varie, dove tu mentre balli poi ti vai a fare i tre giri a Sant'Antonio e vai nel santuario, diciamo. Sì, ma è giusto, ma sai Sai che giusto, ma sai cos'è? cos'è? È quello che ripeto sempre, la tradizione è diversa dall'identità, tradizione è innovazione dove l'uomo non è spettatore di cambiamenti ma è protagonista. Quindi i tempi cambiano e bisogna innovare, però l'importante è che queste tradizioni, cioè che questo cambiamento, questa innovazione è l'uomo che decide. Ecco la tradizione, ecco perché bisogna distinguere tra identità e tradizione. Faccio un esempio molto semplice. Tammurriata e voce. Tamburra e voce è l'identità della tamburriata. Se ci metto la fisarmonica diventa tradizione. E quindi se a questo punto le cose cambiano, se a questo punto la gente arriva, diventa anche un evento turistico, è giusto che uno si deve adeguare per far sì che questa vada sempre meglio e soprattutto si cambia senza sradicare quello che è l'identità, perché l'identità alimenta la tradizione e viceversa. Senti, allora la mattina si fa l'ultima processione. Dopo il sabato si fa l'ultima domenica della processione, mi hai detto, e si chiude tutto. Domenica e lunedì, cioè domenica mattina e lunedì mattina si esce in processione. Dopo il sabato, la festa, diciamo, pagana, finisce lì? O la domenica mattina c'è qualcosa? No, no, domenica mattina è solo il rito religioso, praticamente si esce in processione e basta. Banda E quindi... musicale, processione, bandiera di Sant'Antonio, cullatori e si va in processione praticamente. Ho capito. Ho Senti, capito. ma Senti, ma scommetto che forse scommetto che state anche forse pensando state. di trovare un carro per l'asta. Mo si usano i camion, una volta si usava il carro. O non ci avete pensato, un carro con i buoi, o non ci avete pensato. Noi diciamo che ci avremmo pensato, però non è fattibile, Claudio, ti spiego, perché poi Sant'Antonio entra in tutti i vicoli e vicoletti, e sacrificare un animale a fare tutta quella strada carico di roba andando avanti e indietro non è proprio il caso, diciamo. Ma prima come si faceva? Scusa. Ma prima si faceva sicuramente con il carro. Io da bambino mi ricordo sempre il camion, nel senso che poi se si è fatto con il carro io non me lo ricordo. Ma Cioè, noi anni abbiamo fa non esisteva il carro. sicuramente, magari prima si faceva con gli animali, ma farlo con gli animali non è fattibile, Claudio, perché devi entrare, girare nei portoni, andare dietro alla processione, sacrificare un animale a fare tutto questo lavoraccio, poi diventa controproducente per noi dal punto di vista animalista, diciamo. Calcola che noi qualche anno abbiamo avuto problemi con gli animalisti perché
per gli animali che ci erano stati donati, che purtroppo girano su un'ape all'interno di una gabbia per essere poi venduti di sera praticamente. Noi abbiamo avuto problemi di maltrattamento, nel senso che c'è stato qualche animalista che poi va al di là del discorso della tradizione, che ci ha richiamati su alcune cose, avendo pure ragione, diciamo, perché poi ci sono dei ragazzini dietro al camion che pure per gioco, diciamo che maltrattano gli animali, ma prettamente per gioco, nel senso che non sono nemmeno consapevoli del fatto che se la signora gli ha dato un pollo e tu questo pollo lo prendi in maniera maldestra per buttarlo nella gabbia, dal punto di vista animalista stai facendo una brutta cosa. Ma parliamo di ragazzini che non sono nemmeno consapevoli di quello che fanno, voglio dire, gli è concesso. Non sarebbero ragazzini. Perfetto, solo che poi noi abbiamo avuto questi richiami, tra virgolette, magari noi abituati diversamente non riusciamo nemmeno a vedere, però tu devi accettare tanti punti di vista e abbiamo, diciamo, sistemato pure questa cosa qua. Quindi gli animali che ci vengono dati vengono trattati per bene, vengono presi anche nel momento in cui si vendono in maniera adeguata e poi ovviamente quando l'ha acquistato il consumatore finale, voglio dire, sappiamo tutti che fine Ho va visto che questo quindi animale, voi però avete notato che curate tutto nei minimi particolari, anche il dettaglio curate, che poi tra l'altro è il dettaglio che fa la differenza, Barbato, in tutte le cose. Senti, senza che ce ne siamo accorti è passata un'ora. sì, vabbè, immagino. Io poi quando inizio a parlare della festa è più Vabbè, forte c'è qualcosa altro che vuoi dire che ti è sfuggito prima di salutarci? di me. No, vabbè, diciamo che la tradizione per sommi capi l'abbiamo quasi raccontata tutta. Poi è da vivere perché ci sono altri 3.000 momenti, 3.000 piccoli momenti che non è nemmeno il caso di elencarti, ma va vissuta, anzi. Invito tutte le persone che ci vedranno a venire a Cicciano per la festa di Sant'Antonio Abate. Barbato, io ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata. Dopo aver fatto la chiacchierata, ti ripeto, con Vincenzo Capuano, con Adriana Gandolfi, Abruzzo, tutti, io non uso mai termini meridione e sud, per me sei sempre in regno. Ma hai visto quanti abitanti faceva Cicciano nel 1850 in quella mappa? Sì. Sì, vabbè, non mi ricordo adesso la numerica specifica, però Ma non erano pochi, erano pochi, calcolando l'epoca. sì, vabbè, ma comunque Cicciano ha una sua, mo, al di là della festa di Sant'Antonio Abate, Cicciano ha le sue tradizioni, le sue radici, Sì, no, sì, no, lì, una bella storia. quella bassa di lavoro e noi alta. Invece la cosa che mi rattrista, che manco tu lo sapevi, ma spero che voi, nessuno sapeva che facevate parte della terra di lavoro. No, no, infatti, io per quanto riguarda questa cosa qua sono stato informato da te. Se immagino terra di lavoro, ti posso solo confermare, perché poi Cicciano è sempre stato un paese prettamente contadino, Sì, però. si è autofinanziato, però che facciamo parte di una terra di lavoro costituita in quanto terra di lavoro, io non ne ero a Ed conoscenza. era la provincia più antica d'Europa. Si chiamava Terra Laboris, poi Terra di Lavoro, durata 1.000 anni. Poi Giacobini, fascismo, ha deciso di massoni, ha deciso di cancellarlo. Però quella mappa, devo dire, dovunque vado rimangono. Poi ti faccio un altro regalo, un'altra mappa. Va bene. Ho trovato. Ti abbraccio forte, Barbato. Io ti ringrazio e sicuramente adesso, alla fine di questa chiacchierata, ti farò una sorpresa con un libro. Grazie, saluto tutti gli amici e come dico tutto quanto, viva San Antonio. E salutiamo tutta l'associazione Sant'Antonio Abate, il parroco di Cicciano, il comitato che organizza i festeggiamenti e ti ringrazio Claudio, è stato un piacere No, piacere mio, sentirti. nostro. Per aver scoperto altre forme identitarie e soprattutto tradizionali che in questo nichilismo imperante ci servono per poter sopravvivere. Grazie Grazie ancora. mille. Buona serata Claudio, ciao. Ciao, grazie. Ciao.